viene il Val Teatro, nasce nel 2007 a Ravenna, viene fondato appunto da me, Maurizio Pinelli, e da Elisa Paul, che è la mia compagna della vita, e dal 2007 appunto, formando questa compagnia, lavoriamo soprattutto nel territorio toscano. Precisamente siamo una compagnia residente ad Armugna, Castiglioncello, quindi molti lavori della compagnia in qualche modo, diciamo così, partono da Castiglioncello, e da alcuni anni lavoriamo su due versanti, uno su una drammaturgia contemporanea, in questo caso negli ultimi 2 o 3 anni appunto sulla drammaturgia di aria tedesca con Werner Schwab, che in realtà è austriaco, e poi un altro versante della compagnia che lavora da tanti anni è sul versante del disagio. Lavoriamo con un gruppo di 30 ragazzi disabili, portatori, un gruppo eterogeneo, nel territorio appunto di Castiglioncello, della bassa Val di Cecina, del 2007. È stupenda, ve lo dico io, è bellissima! Dai, vieni, racconta quella del nord, dai! Eravamo al nord. Oh, scusate, tutte le volte la va per iniziare, tutte le volte mi viene da ridere, ma comunque tranquilla, è bellissima. Vai, Lili, racconta. Dai, tanto ascoltano tutti, vai. Eravamo al nord. Hai ragione, scusa, ma è più forte di me. Adesso parte, che è bellissima, ascoltate. Vai. Eravamo al nord. Allora, Cane Lupo Nudo, che è un omaggio a Werner Schwab, come ho detto prima, la compagnia in realtà è da 3 anni che lavoro su questo autore, dove in qualche modo abbiamo dedicato appunto 3 lavori, questo è l'ultimo. Il primo era appunto appassionatamente nel 2010, che era una coproduzione con Armugna, Ravenna Festival, e un teatro francese. Lì abbiamo preso alcuni temi dell'opera generale di Werner Schwab, anche perché poi, ahimè, ha scritto moltissimo in breve tempo, è già nel 1994, 35 anni, muore per overdose alcolica. Nel giro di pochi anni i suoi testi vengono rappresentati in tutta Europa, e in Italia pochissimo. I suoi testi sono raggruppati in quelli che in Italia sono stati, diciamo, tradotti e anche, diciamo, pubblicati. Lo fece Lupo Libri, Franco Quadri. Questa collana di 3 testi che si chiamano, racchiusa in questa collana, si chiamano Drammi Fecali, le presentesse, Sterminio, Sovrappeso. E poi c'è questo testo, La mia bocca di cane, che è un testo che doveva essere dentro a quella collana, ma per l'estrema, diciamo, ferocia di questo testo, e anche per tanti altri motivi, non fu immesso in quella collana. E quindi cosa succede? Che io, comunque, il primo anno abbiamo lavorato su un lavoro che mi ha passato la mente, sui temi. L'anno scorso, abbiamo messo in scena Le presidentesse, che è un testo forse il più famoso di Werner Schwab in Europa, e che poi, appunto, quest'anno, siccome c'era l'idea di lavorare sulla mia bocca di cane, questo testo inedito, poi però, lavorando e leggendo questo testo inedito, che fra l'altro è tradotto dalla Sonia Antinori ma non ancora pubblicato, e quindi lì ci siamo così, in qualche modo abbiamo detto, ma forse rispetto anche al percorso che abbiamo fatto all'interno di questo autore, anche, era come dire, come riuscire a ridare il senso di quell'ultimo testo. E allora abbiamo detto, ma perché non proviamo noi a costruire una drammaturgia in relazione a quel testo? In questo caso parla dell'autore stesso, perché La mia bocca di cane è un personaggio che per un'ora parla, sprolocca e alla fine si fa mangiare dal proprio cane. Quando un uomo muore, si dice la merda! La
consorte. Amore mio, di morte merda, che sempre in merda si rinnova e si risolve merda.